listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Visita eccellente a Bevongi, per la presenza del vice sindaco di Helsinki, che ha deciso di trascorrere una settimana con la famiglia nella vallata bizantina dello Stilaro. Ecco, in questo momento ci troviamo al Parco Vignali e sta rientrando dalla sua escursione lungo il fiume Stilaro. Tänne ollut todella mielenkiintoinen kokemus. È stata un'esperienza molto piacevole. Täällä on kiinnostavaa sekä historia. Naturalmente è una zona dove c'è moltissima storia, una storia che va veramente nei secoli indietro, quindi è stato sicuramente un aspetto molto interessante, ma sicuramente una delle cose più interessanti che abbiamo visto è naturalmente anche la natura qui della zona. Ha visitato la cascata del Marmarico? Kyllä, kävimme siellä ja se oli todella uutta. La cascata è veramente stupenda e unica nel suo genere. Ecco, ricordiamo che la nostra cascata è la più alta del meridione d'Italia. La Finlandia logicamente avrà anche cascate più grandi. Cosa ha visto oltre alla cascata in questa zona? Noin mistä asioista oli nimenomaan se reitti läpi metsän sinne vesiputoukselle. Un'esperienza molto bella è stata sicuramente, certamente oltre alle cascate, il cammino diciamo nella foresta per andare verso la cascata. È una foresta dove ci sono alberi secolari e in particolare vedere come una zona dove comunque la temperatura è alta, eppure in queste zone diciamo di montagna dove si va verso la cascata c'è una natura che è estremamente rigogliosa, molto bella ed è stupenda nel suo genere. Ecco, qui non c'è solo la cascata, ma abbiamo anche la presenza degli ortodossi, monaci ortodossi che si trovano al monastero di San Giovanni Terestis. Qui si sta praticando il turismo religioso. Lei, che vicino diciamo la Russia, nel suo paese, in Finlandia, c'è una presenza anche di ortodossi. Lei crede che si possa intraprendere e interlacciare un turismo religioso con la Finlandia? Idän ja lännen välissä ja meillä on itse asiassa Suomessa läsnä kaksi ortodoksistakin. La Finlandia è un paese che si trova tra est ed ovest, quindi un paese che confina anche con la Russia, ed in Finlandia c'è una rilevante minoranza di religione ortodossa. Ci sono ortodossi sia che fanno parte diciamo del culto che dipende dal patriarca di Mosca e poi dal patriarca di Costantinopoli, e quindi diciamo è sicuramente una cosa che può interessare moltissimo queste persone di religione ortodossa che vivono in Finlandia. Qua vivono i monaci ortodossi al vicino monastero di San Giovanni Terestis, ecco appunto perché si chiama Vallata Bizantina dello Stilaro, perché non solo Bivongi ma anche Stilo e Pazzano, Stilo con la Cattolica ma anche Pazzano con Montestella. Ecco, questa è la nostra, diciamo, il nostro scrigno che vorremmo presentare, che lei portasse in Finlandia. Pensa che potrebbe venire qualche gruppo dalla Finlandia? Ortodossiseen kirkkoon, ehkä Costantinopoli. Il vice sindaco è naturalmente una persona laica, quindi non impegnata in cose religiose, però sicuramente in Finlandia ci può essere un interesse da parte delle comunità ortodosse, e sarebbe molto importante che ad esempio la comunità ortodossa di qui magari fosse in contatto direttamente con la chiesa ortodossa in Finlandia, in modo da sondare e capire se ci sono degli interessi. Interesse probabilmente c'è, però è sicuramente una cosa che queste comunità poi tra di loro possono avviare. Nel suo block notes cosa porterà in Finlandia? Cosa gli è rimasto impresso più nella sua mente? Vuoriston luonne seta. Sicuramente la cosa principale appunto è la natura, in particolare la natura in queste zone di montagna. Poi abbiamo visto anche dei falchi durante questa vacanza e sono rimasti particolarmente impressi. Sicuramente anche la fragilità del sistema diciamo ecologico, ambientale, che sicuramente è molto ricco ma anche sotto certi punti di vista fragile, e comunque naturalmente una cosa che rimane sicuramente in mente e che viene ricordato naturalmente sarà, ed è il cibo di qui. Feel the touch of tears that fall.